Martedì 16 luglio racconto la mia storia di essere un girovago. Qui è passato in questo luogo Nazario Nesta. Anch'io oggi sono partecipe dell'avventura a piedi come Nazario Nesta in Valtellina. Ma guardate il cielo bello della provincia di Sondrio e vi dico un po' di più dove sono. Talamona. Una piccola stazione, qui il treno non passa, fino all'8 settembre non c'è la circolazione del treno e sono arrivato più comodo, molto più comodo in bus. Guardate la mia dolce cara Valtellina, da me amata da tantissimi anni, fin dall'età giovanile, ma vi dico. Cosa ho scoperto qua? La piccola stazione di Talamona. Aldo racconta, nella più piccola stazione di Talamona c'è una sala d'attesa. In tutte le stazioni, anche abbandonate, semi-abbandonate, ci sono le sale d'attesa. Io se perdo il bus stasera, posso tranquillamente stare qua. Lo so, è importante la sala d'attesa. In una stazione la finestra si può dire positiva del paese. E qua vi dico dove sono esattamente. Poi mangio i cibi della Valtellina. E poi prima devo dire una cosa importante, importantissima. Io amo essere in questa solitudine dove non la folla del Mar Ligure. Io preferisco essere qua perché sono un eremita. Apro con le mie mani e vedo un bel prato verde, imprigionato nell'amore per questa terra. Vedo là di fronte una bella chiesina, torchi bianchi. Il mio piccolo lavatoio. Lo chiamo mio lavatoio perché c'è una mostra molto personale di quadri e di altri pittori. Guardate le montagne che ho di fronte di questa bellissima valle, là la chiesina bianca di Torchi Bianchi, dove favilla sempre la mia poesia, il mio senso pittorico di abitare là. Sottostante c'è la meravigliosa villa del dottore di Morbegno. Guardate, parte retica, parte orobiche delle montagne, ma ditelo voi. Io qua sono alla costiera dei Czech, imprigionato come una volta, come le regine in un castello che si appropriano di questa a nullità dell'esistere, ma danno però un valore esistenziale proprio io, in quanto l'essere eremita, vivere da solo è molto difficile, è una consapevolezza di se stessi che non tutti sanno utilizzare la propria introspezione. E guardo fuori e guardo dall'esterno di questa stazione, il mio piccolo mondo dove io posso girovagare. Adesso innanzitutto faccio una bellissima merenda qui in questa sala d'attesa dove là di fronte ho la chiesa di Talamona e la seconda chiesa, la seconda diocesi della Lombardia più grande dopo quella di Como. Ma guardate che belle le montagne orobiche da questa parte. Sono qua a dominare il mio senso intimo, si può dire, perché poi sento un profumo di letame. Sì, mi piace il profumo letame. Certi prodotti firmati, profumi, sono fatti proprio dalla derivazione del letame, costano 200 euro. Io invece assaporo questo letame e mi costringe ad essere un campagnolo. Amo essere qui in Valtellina. Aldo Maspero, verso Torchi Bianchi, dove soggiorno, dove vivo nei miei quadri.